sacco misterioso ritirato e adesso 7 ore di guida per arrivare fino a Norimberga. Ragazzi, siamo arrivati a Norimberga. Hey guys, welcome back to Norimberga. No, non è in inglese. Ieri chiaramente il microfono ha smesso di funzionare, infatti è già il secondo giorno, ragazzi. Ma rifaccio la clip di hit. Ragazzi, dopo 7 ore di auto siamo finalmente arrivati a Norimberga per il Red Bull District Ride, una delle competizioni più folli e particolari in assoluto durante l'anno. Il percorso è costruito lungo il centro di Norimberga, è molto lungo e si mixano strutture da slopestyle a strutture da skate park, ma in versione extra large. Altra cosa particolarissima di questo course è che si svolge ogni 4 anni. Gli ho fatto dire apposta perché sapevo che aveva la R-Mosh. In realtà sono passati 5 anni dall'ultimo District Ride, perché doveva esserci l'anno scorso, ma con la pandemia e tutto poi non l'hanno fatto. L'Alboreto, ragazzi, ha paccato. Come al solito ha paccato, volevo dire, scusa. Quindi a sto giro è venuta la Bea, che ci aiuterà un po' in tutte le riprese durante le ove gare, quindi è colpa sua. L'ho visto, mamma mia. Scherzo. Non giudicatela, ragazzi, anche se filma male. What the fuck, bro? Alle mie spalle vedete il salto finale, il Big Mama, dove avvengono tutti i trick più estremi in assoluto. Ma siccome il percorso è lungo, adesso andiamo a fare un course check completo, a vedere tutte le strutture di questo Red Bull District Ride 2022. Tanto per iniziare, ragazzi, grazie mille, perché siamo appena arrivati a 300.000 iscritti. Non avrei mai pensato qualche anno fa di arrivare a una cifra del genere su YouTube. È fighissimo perché adesso la community è forte, vi vedo belli attivi, gasati, soprattutto per questi video agli eventi. Finalmente sento che c'è qualcuno che segue lo sport. E comunque non perdiamo tempo perché il corso è lunghissimo, ragazzi. 15 salti trickabili ed è lunghissimo. La partenza è parecchio strana, ragazzi, perché si va giù e poi c'è subito un quarter, cioè vogliono farmi incartare subito, cioè parto quarter subito incartato qua, io morto. Non lo dire, non lo dire. Che dà su questa passerella gobba in curva e si arriva al primo vero salto del course, il drop, ragazzi, che da fuori sembra dimensione Crankworx, in realtà no, è molto piccolo. Dopo una delle pannellature più immense della storia, ragazzi, si raggiunge questo mega wall ride curva. Tu oggi sei Albi, Albi, ho detto Albi. Questo rende benissimo la dimensione del wall ride. Non ha senso, ragazzi, gigantesco ed è veramente verticale. Si arriva poi sulla prima hip a sinistra. In realtà vederla così a occhio sembra sbagliata. Rimaniamo positivi, domani quando proviamo il corso daremo i veri pareri. Intanto che ci lasciamo alle spalle il primo distretto, e appunto si chiama Red Bull District Ride proprio perché il percorso è diviso a distretti, anche perché sarebbe stato impossibile fare da in cima in fondo tutto salti, arrivavi giù che non avevi più la vita. Quindi comunque la cosa particolare di questo percorso è che tra un distretto e l'altro riesci un pochino a riprendere fiato, ma avendo comunque così tanti salti arriverai giù cotto. Si arriva a questo salto che è un misto tra un salto ad earth e uno step down, con la rampa abbastanza morbida. È abbastanza lungo perché di gap saremo intorno ai 6-7 metri, ragazzi. E la cosa che secondo me darà più fastidio è che si arriva in curva sul piano, sul pavé, e dice già tutto. E fino a qui bene o male è molto simile a quello di 5 anni fa. Invece adesso una faccia beva per la struttura che abbiamo davanti. Io non so perché facciano queste cose. Io proprio non lo so. Lasciando stare l'imponenza di questa struttura in mezzo alle case, questo si chiama Upbox, ragazzi. Ma la cosa più figa secondo me che hanno costruito è la struttura sotto, cioè è fighissima questa roba della Bosch. Cos'è che è una radio, dovrebbe rappresentare? Cos'è? Scrivetemi nei commenti, ragazzi, che cos'è secondo voi sta roba, perché non ci sono arrivato a primo impatto. Bel boner log alla fine. E landing molto permissivo perché è bello piatto. Adesso, ragazzi, non ho ancora trovato una struttura che ho guardato e ho detto, vabbè, sono a mio agio, farò qualcosa di pesante. E ecco, punto. Andiamo di male in peggio, ragazzi. It's huge. It's huge. Cioè, raga, praticamente hanno costruito un half pipe un pochino più permissivo, perché come vedete i landing in cima sono raccordati. Quella è una Beatrice, alta più o meno 1,90? 1,90. Terrati da questa hip, boh, come si... Ma non lo so, fate...
solo casino allora. Appena usciti da questo inferno, si arriva a quest'altra struttura, ragazzi, che è per fare i nosebonk. Prima del salto finale c'è poi una serie di salti da dirt che però partono con quella spina in step down, non so neanche come chiamarla, cioè una spina che atterra in un roll in, e poi una serie di tre salti da dirt, uno diverso dall'altro perché adesso sono coperti e non si vedono bene, ma sembra che il primo alla rampa bassa è molto lungo il salto, secondo rampa alta molto step upato con l'atterraggio bello ripido, e il terzo invece c'ha un pianetto sopra che non so cosa serve, e poi in fondo, per rompere fino in fondo i coglioni, un altro, l'ennesimo quarter. Prima di venire a Norimberga sono andato a allenarmi apposta nell'unico skate park figo in Italia con i quarter fatti bene. Gli hater non potranno neanche dire: ma tu basta che ti allini. Questa volta sono andato. Vediamo, secondo me farò cagare lo stesso sul corso. E voi direte, dopo tutti sti salti sarà anche finito il corso, cioè vi sarete anche rotti le palle di saltare. Volevi non mettere nella piazza principale il Big Mama. Non vi faccio vedere gli ultimi due salti, proprio perché così almeno li godete poi nel video quando li provo. Ma la cosa particolare di quest'ultimo salto è che si sale in ascensore, ragazzi. Costoso. Hello. I'm a rider. I was just checking the course. Okay, thank you. Please only Hyon, huh? Ah, okay, perfect. Only okay, okay. Niente raga, mi spiace, ma non lo vedete come vi ho detto. Dovete guardare il video, bastardi. Siamo già protezionati e adesso vedete a girare per me. Vai tu. Oh, santo cielo. Vabbè, adesso vediamo le prove della BIA. Tana, testata. Proviamo subito le cose più stronze che ci sono sul corso, cioè il mega quarter. Ok, mi ha sbloccato Oppo Flare mentalmente. Adesso lo rifaccio bene. Faccio Oppo Flare e 540. Ma cazzo, adesso ho sbagliato in pieno. Ma figo, ho fatto i primi due giusti. Ah, se brucia, meglio non cadere fino a poflerli. Allora ragazzi, adesso iniziano le prove al distretto 1 e 2. Stamattina ho usato l'integrale, però su un corso così la scodella aiuta molto di più, perché vedi di più e respiri molto di più. Vediamo come sono questi altri due distretti. Questo cazzo di landing è troppo piatto, raga. Stavo atterrando, stavo andando in avanti quando sono... Oh shit! Oh shit! Evviva, evviva! Sorry. Ragazzi, prove finite. Sono appena tolto le scarpe dopo tutto il giorno con sulle protezioni. Comunque ragazzi, vi ricordate il pacco che vi ho fatto vedere a inizio video che ho ritirato? È un pacco molto speciale.
Insta360, ragazzi, mi ha inviato la nuova Insta360 X3. Questa è la telecamera che praticamente va a sostituire la vecchia Insta360 One X2. E mi hanno detto, beh, siccome vai al District Ride, quale momento migliore per provarla e fare un full course preview con una camera 360, che così si vede tutto benissimo. Eccola qui, ragazzi, la nuova X3. La cosa più importante per questa camera è tenere benissimo le lenti, quindi coprire le lenti per preservarle al meglio. È stata pensata per essere una telecamera tascabile e ha la grandezza praticamente di un cellulare. Il concetto del 360, ragazzi, è: accendo a caso la telecamera, come la metto, e poi dopo in post decido dove prendere l'inquadratura. Il sensore della camera è aumentato da mezzo pollice. Una pecca della vecchia One X2 era lo schermo molto piccolo. Questa volta invece lo schermo è decisamente più grosso e finalmente si può tranquillamente toccare lo schermo, ed è chiaramente touchscreen, potete scegliere tutte le modalità da qua. La differenza sostanziale da lei alla One RS, che è invece la telecamera modulare che avete già visto sicuramente nei miei video, che lei è pensata per riprendere solo e praticamente unicamente in 360. La One RS invece ha i moduli, quindi è un po' più pensata per i creator che vogliono portarsi dietro un po' più di roba per decidere poi che ripresa fare. Potete attaccare la camera a un bastone estensibile, ma a sto giro, ragazzi, Insta360 ha voluto esagerare e mi hanno inviato il re dei selfie stick, ragazzi. Io non so se capite la lunghezza di sta cosa, ragazzi. Ragazzi, siete dall'altra parte della camera, non so se mi vedete, non so se mi sentite. Con questo veramente fate le riprese che sono molto simili al drone, ma senza avere un drone. Chiaramente, ragazzi, vi lascio il link in descrizione della nuova X3. Per specificare agli hater, chiaramente non la utilizzerò poi in contest, perché lei non è stata pensata per essere utilizzata come telecamera da performance sportiva. Infatti capite che è decisamente più grossa della piccola e leggerissima Go 2, ma con lei tirate fuori delle riprese che con lei non potete fare. Ok, andiamo, ragazzi. C'è subito un quarter dove il Giacobbo mi passa. A 200 all'ora, ragazzi. Madonna, raga, si muore a far stare troppi salti. E adesso devo fare i due salti più grossi. La novità che non vi ho detto, ragazzi, ci hanno detto che pomeriggio dovremo fare una run. Porca di quella puttana. Sono caduto nella cosa che non ero mai caduto. È 5:40. Dopo quella prima caduta, mi sa che ho perso un po' di motivazione e quindi vabbè, ho fatto errori su errori. Oh shit, fanculo, merda, che rischio. Sai il fatto che l'ultimo double flip ho girato un po' troppo poco e sono tirato un po' di punta. Le stelline sto vedendo. Adesso c'ho il ditino che qua si sta gonfiando un po' perché mi sa che l'ho insaccato un po', e niente, vediamo domani di rimediare, fare ste cazzo di run su sto cazzo di corsa e portare a casa almeno una run decente.
sono delle vere finali, ragazzi. Il tempo sembra reggere. Stamattina abbiamo fatto altre prove e ho rifatto la linea che ho sbagliato ieri, cioè il 5.40. L'ho rifatto giusto più volte. Ho ripreso confidenza con la bici. Ho rifatto anche il double flip in fondo. Il mio dito è gonfio. Riproviamo la run, che voglio portare a casa. Vediamo di fare una run giusta. Se viene una run giusta, basta così, perché il course è sketch. I think he's good. Looks pretty good. Yeah. Zistic ride is all about, right? He's these gonna, narrow streets. Exactly. And he's got a position now. Am I going to go for broke in every other district? There's an opposite flare. Unusual. Then into a regular 540. They complement each other so well. So look, he said, I've thrown away. Mi sarebbe piaciuto portare a termine la run e dare una conclusione più epica a questo video, ma la realtà è stata un po' diversa. Sono caduto una seconda volta nella mia run, cosa che mi ha veramente abbattuto. Ma non importa, torno a sistemarmi, ritrovare la carica per la terza, ultima e decisiva run. Dai cazzo Toto, non arrenderti, hai ancora una possibilità, sfruttala. La terza e ultima run l'ho fatta con tutto il cuore che avevo, perché volevo arrivare in fondo. Ma purtroppo quel giorno la mia run non avrebbe mai potuto concludersi. Ragazzi, non so cosa dirvi, ho sbagliato, cioè... Per me è stato un district crash questo, non un district ride. Sono martoriato di qua, il dito viola, la schiena grattata completamente. Voi siete stati abituati bene, perché quando ho iniziato YouTube sono andato terzo nel campionato del mondo, ma è anni, una volta va bene, una volta male. Quest'anno non sono ancora riuscito ad arrivare sul podio, ragazzi. Soprattutto a questo livello, quando cerchi di spingerti al tuo limite e non puoi dire vabbè, faccio qualcosa di meno, perché il livello è estremo, devi fare tutto quello che hai. Gli hater saranno contenti per questa cosa. Poi io te l'avevo detto che ti stai allenando perché fai YouTube, perché fai il park, perché fai questo, perché... Ragazzi, è la mia vita e decido io cosa cazzo fare della mia vita. Se mi fa star bene fare i video, se mi fa star bene il park, oltre a fare contest, me ne sbatto i coglioni di quello che scrivete nei commenti.